Allora, ieri abbiamo cominciato a vedere come tutta la critica della ragion pratica si fonda sull'imperativo categorico, cioè Kant è convinto di cosa? È convinto che gli esseri umani in un certo senso appartengano non soltanto al mondo fisico, al mondo fenomenico, ma attraverso la legge morale, attraverso questo imperativo categorico, noi esseri umani abbiamo una specie di aggancio al mondo noumenico. Vi ricordate che cos'è il mondo noumenico? Questo mondo, questa X che non possiamo conoscere e che però Kant non esclude. Ieri abbiamo fatto la distinzione tra l'imperativo ipotetico e l'imperativo categorico. L'imperativo ipotetico. Ipotetico, se io devo raggiungere un fine, per esempio, se voglio essere promosso, devo studiare. Quindi l'imperativo è ciò che io devo fare per raggiungere un determinato scopo, un determinato fine. Beh, di solito gli imperativi ipotetici sono quelli che noi elaboriamo nella vita di tutti i giorni. Se io voglio, che so io, avere un momento di piacere, devo ascoltare un bel brano di musica, per esempio. Quindi tutti sono gli imperativi ipotetici, sono legati ai nostri, diciamo così, momenti sensibili, cioè ai nostri impulsi, ai nostri desideri, alle nostre passioni, e quindi hanno sempre un fine, d'accordo? L'imperativo categorico, quindi sono quelli ipotetici, sono sempre legati alla nostra sensibilità, al mondo fisico, al mondo fenomenico. L'imperativo categorico invece trascende questo mondo fenomenico e si aggancia direttamente a noumeno. Perché l'imperativo categorico dice tu devi, du sollst in tedesco, tu devi comportarti rettamente, tu devi avere rispetto degli altri, tu devi comportarti, dice Kant, secondo una massima universale. Che significa? Io devo fare qualche cosa quando io mi comporto moralmente. Comportarsi moralmente significa, lo sappiamo tutti quanti, non danneggiare gli altri, significa trattare gli altri, dice Kant, come fini e non come mezzi. Non come strumenti per realizzare i miei scopi. Significa fare il bene comune, significa avere rispetto degli altri, trattare gli altri come io vorrei essere trattato dagli altri, no? Non fare ad altri quello che non vorresti fosse fatto a te. Questo ci dice l'imperativo categorico, non ci dà, diciamo così, una norma precisa, no? Ecco perché la morale di Kant è stata chiamata una morale formale, ci dà la forma del nostro comportamento. Cioè Kant ci dice semplicemente, tu devi agire in tutte le circostanze della tua vita, sempre avendo presente il rispetto degli altri. Non devi mai utilizzare le altre persone come mezzi, come strumenti per i tuoi fini. Questa è la forma dell'imperativo categorico. Kant non ci dice devi fare questo, questo, questo e questo. Cioè, fai tutto quello che vuoi, purché il tuo agire sia sempre un agire rispettoso nei confronti di tutti gli esseri umani. Oh, quindi il tu devi significa questo. Tu devi significa anche che io non devo, quando mi comporto moralmente, non guardo in primis ai miei interessi personali, ai moventi sensibili, no? Perché il movente sensibile mi potrebbe indurre, per esempio, a commettere ingiustizia nei confronti di qualcun altro, nel momento in cui questa ingiustizia, da questa ingiustizia io ricavo un vantaggio. La legge morale invece mi può portare anche al limite estremo, al sacrificio della mia stessa vita. Abbiamo fatto l'esempio l'altro giorno, no? Le persone che magari si immolano per evitare di compiere ingiustizia, cosa fanno? Obbediscono alla legge morale. La figura tragica
tradizionale della filosofia chi è? Socrate, no? Socrate che rifiuta di scappare dal carcere perché? E per tener fede a un suo imperativo morale, che è quello della giustizia. Bene, quindi ecco, la legge morale, questo tu devi, questo imperativo categorico, non è subordinato a fini sensibili. Chi si comporta moralmente non guarda ai propri interessi personali, ma si preoccupa soltanto di obbedire a questa legge morale. Ecco perché Kant diceva: la meraviglia che provo di fronte sia al mondo fisico, ma la meraviglia la provo anche per la legge morale che sento nella mia coscienza, che sento in me. Allora, questo imperativo categorico, ragazzi, presuppone, vedete, presuppone la libertà. Cosa significa? Che se io non fossi libero di agire in un modo anziché in un altro modo, se il mio comportamento fosse rigidamente determinato da leggi causali, come quello degli animali che obbediscono all'istinto, non hanno un'alternativa, non avrebbe senso la morale. La morale, l'imperativo categorico di Kant, ha senso perché? Perché l'uomo è libero. E che cosa significa che l'uomo è libero? Che di fronte ai suoi istinti, ai suoi impulsi sensibili, ai suoi desideri, l'uomo può anche scegliere di non dare soddisfazione a questi istinti, a questi impulsi, a questi desideri, quando si tratti di istinti, di impulsi, di desideri che vanno a danneggiare gli altri. Questa è la libertà, il libero arbitrio, no? L'uomo ha questa libertà. Allora, che cosa significa la libertà? Esatto, la libertà sì. Allora, Kant dice: il mondo sensibile, il mondo fenomenico è governato da leggi fisiche rigide, inflessibili, necessarie. Cosa significa? Significa che se io prendo una pietra e la lascio cadere, la pietra è libera. È libera di non andare verso il basso? No, la pietra andrà sempre verso il basso, non è libera di cambiare il suo comportamento. Quindi tutto il mondo fisico, tutto il mondo fenomenico è retto da leggi necessarie, inflessibili. Ora anche noi apparteniamo a questo mondo fenomenico, a questo mondo fisico, quindi in parte anche noi siamo governati da queste leggi fisiche che Kant chiama appunto moventi sensibili, no? Anche noi siamo fatti di istinto, anche noi proviamo i desideri, desiderio di mangiare, di bere, di star bene, eccetera, eccetera. Però gli esseri umani, a differenza di tutti gli altri enti del mondo fisico, degli animali, delle piante, eccetera, appartengono anche a quel mondo noumenico. Va bene? Quindi che cosa significa che appartengono al mondo noumenico? Che possono svincolarsi da questa necessità causale delle leggi fisiche necessarie. Questa capacità di svincolarsi da queste leggi, di non obbedire meccanicamente agli impulsi, ai moventi sensibili, è la libertà. Capito, Sara? La libertà è proprio questo, questa capacità di, diciamo così, di dire di no agli impulsi sensibili, ai desideri. Dire di no perché? Perché io capisco che c'è un valore più alto, che è quello della morale. Io dico di no nel momento in cui questi miei impulsi egoistici, per esempio, vanno a danno di qualcun altro. D'accordo? Quindi l'uomo è libero, quindi la morale ha senso, se si presuppone la libertà dell'essere umano, il libero arbitrio, altrimenti non avrebbe senso, no? Se io non posso evitare di comportarmi in un certo modo, non posso neanche dire di essere colpevole. Quando è che noi parliamo di colpa? Quando è che parliamo di responsabilità personale? Quando io sono libero di scegliere un certo comportamento oppure no. Bene, quindi la libertà è il presupposto della legge morale e dell'imperativo categorico. Questo significa che la morale è autonoma nell'uomo. Che significa? Significa che la morale è comunque un fatto della ragione umana, della ragion pratica, è dentro di noi.
siamo noi, diciamo così, responsabili del nostro comportamento morale. È dentro di noi questa regola morale, non è che ci viene imposta da un'autorità esterna a noi, altrimenti sarebbe eteronoma, va bene? Questo l'abbiamo già detto, la morale prescinde dai moventi sensibili, nel senso che se io mi comporto moralmente, io rompo, spezzo quella catena della necessità causale, no? Dell'istinto che mi porterebbe a fare determinate cose. Quindi dimostro con il mio comportamento morale di elevarmi al di sopra del mondo sensibile, a cui pure appartengo per la parte istintiva, per la parte impulsiva della mia natura. E dimostro in questo modo praticamente di appartenere a un altro mondo, a un mondo superiore, diciamo, a un mondo noumenico. Oh, allora, vi ricordate, ieri abbiamo detto che Kant è un illuminista, no? La filosofia di Kant è tutta rivolta contro, per esempio, il fanatismo religioso. Ecco, Kant è proprio uno dei principali esponenti dell'illuminismo. Anche perché, non so se vi ricordate quando abbiamo detto, una frase famosa di Kant: abbi il coraggio di servirti della tua propria intelligenza, che possiamo dire che è un motto proprio dell'illuminismo. Kant dice: non dovete obbedire ciecamente a un'autorità esterna, ma dovete rendervi conto voi, con la vostra ragione, con la vostra intelligenza, se sia giusto o no prendere determinate decisioni. Quindi dice, perché anche l'uomo deve uscire dal suo stato di minorità intellettuale, non essere come il bambino che ha sempre bisogno di qualcuno più adulto, di una donna che gli dica no, usate la vostra ragione, perché tutti noi ce l'abbiamo, e prendiamo delle decisioni autonome. Quindi Kant è un illuminista in questo senso, e è un illuminista anche perché è contro ogni forma di fanatismo religioso. Tanto è vero che Kant dice: in questa vita noi non possiamo mai raggiungere la santità, la perfezione morale. E quindi è un duro colpo, queste parole di Kant, a tutti coloro che credono di avere in pugno una verità definitiva, di essere dei santi, di essere perfetti, no? Incorruttibili, eccetera, eccetera. Che è una posizione propria del fanatismo religioso, di tutte le epoche e di tutte le religioni, no? Cioè, chi si arroga il diritto di mettere al rogo, per esempio, una persona perché la pensa diversamente, perché professa una religione diversa, che cosa fa? Compie un atto di arroganza. Kant dice: nessuno in questa vita è santo, nessuno in questa vita è perfetto. Perché? Perché il sommo bene, quindi la perfezione, la santità, consiste nella unione di virtù e felicità. Cosa significa questo? Che la legge morale mi impone in questa vita di comportarmi sempre secondo quella massima di rispetto degli altri. Però se io in questa vita mi comporto in questo modo, non devo sperare di realizzare la felicità in questa vita. Anzi, tante volte accade che chi si comporta moralmente in questa vita, ci rimette, no? Ecco, diciamo così, passa un sacco di guai. Perché purtroppo gli impulsi egoistici, gli impulsi sensibili spesso hanno il sopravvento. E allora Kant dice: non pensiate che in questa vita voi potete trovare il premio della vostra virtù, della vostra virtù. Non ci sperate in questa vita. Voi dovete agire moralmente, perché la legge morale, questa scintilla divina che è in ciascuno di noi, ce lo impone. Ma toglietevi dalla testa che questa azione morale vi porterà in questa vita alla felicità, cioè all'unione di virtù e felicità, come dimostra tutta la storia del mondo, no? Spesso i giusti vengono trattati come delinquenti, basta pensare a Socrate, a Cristo e così via. Questo però
non è affatto un motivo contro il compimento del nostro dovere morale. Perché? Perché è vero che noi non possiamo conoscere Dio, lo abbiamo visto nella critica della ragion pura, no? Non possiamo conoscere Dio, non possiamo dire che l'anima è immortale, ma non possiamo dire nemmeno il contrario. Perché si tratta di una realtà, appunto noumenica, che sfugge alla nostra conoscenza teorica. E allora noi possiamo sempre sperare in un'altra vita, possiamo sempre sperare che ci sia Dio. E perché è ragionevole sperarlo? Perché soltanto in un'altra vita, soltanto in un proseguimento della nostra vita, noi possiamo sperare di compiere, no? Di compiere, di realizzare il sommo bene. Il sommo bene non lo possiamo ottenere in questa vita, ma in un prolungamento della nostra vita, dopo la morte, possiamo sperare di ottenere in qualche modo il premio alla nostra virtù. Non deve essere questo che ci condiziona, però nessuno può toglierci questa speranza. Anche Kant diceva, anche Socrate dice, io spero sempre che questa mia, diciamo così, comportamento giusto poi possa trovare la sua ricompensa in un'altra vita. Ma non è questo che mi spinge a comportarmi rettamente, è il fatto che sento in me questo dovere morale. E allora vedete, per poter sperare questa realizzazione del sommo bene, che è sempre virtù e felicità unite, perché in questa vita la virtù spesso è unita all'infelicità, alla persecuzione. Però io posso sperare in un'altra vita di realizzare il sommo bene. Che cosa devo postulare? Cosa devo postulare? Affinché io possa sperare che in un'altra vita si realizzi il sommo bene, che la mia virtù venga premiata. Che cosa devo postulare? Devo postulare evidentemente l'immortalità dell'anima, no? L'immortalità. Perché se io morissi completamente, sparissi con la morte, non potrei poi pensare che la mia virtù possa avere un premio. Perché in questa vita la virtù non è mai ricompensata, diciamo così. Quindi io, non potendo negare l'immortalità dell'anima più di quanto la possa affermare, io posso sempre sperare che con la mia morte fisica io non cessi di esistere, cioè che io possa permanere in un'altra vita e quindi che si possa compiere questa perfezione, questa santità. Ma la santità non è cosa di questo mondo, è una realizzazione progressiva infinita che è spostata in un'altra vita. Allora quindi mi serve, per poter realizzare il sommo bene, io ho bisogno di postulare l'immortalità dell'anima, naturalmente anche la libertà, questo va da sé, no? Senza libertà non c'è responsabilità, non c'è morale. Ma devo postulare anche un'altra cosa, devo postulare l'esistenza di Dio. Perché devo postulare l'esistenza di Dio, secondo voi? Come giudizio. Chi ha il potere di premiarmi per la mia virtù? Non io, certamente. Non gli esseri finiti, per quanto immortali, sempre finiti solo. Quindi questo potere di ricompensarmi per la mia virtù, diciamo così, cioè di farmi raggiungere il sommo bene, ce lo può avere soltanto un essere infinito, che è Dio. Quindi vedete, la ragione mi autorizza a sperare, non mi dimostra nulla la ragione, ma mi autorizza comunque a sperare che in un prolungamento infinito della mia vita la mia virtù, il mio comportamento virtuoso possa essere in qualche modo ricompensato. Da chi? Da Dio, che nessuno
se la ragione non mi dimostra l'esistenza di Dio, non mi dimostra nemmeno che Dio non esiste. Quindi posso sperare che questo comportamento morale sia ricompensato da Dio, e devo però postulare anche l'immortalità dell'anima. Vedete quindi che quelle due idee, che nella critica della ragion pura erano state criticate da Kant come idee puramente regolative e non dimostrative, adesso vengono recuperate nell'ambito della critica della ragion pratica. A partire da che cosa? Da quella legge morale, da quell'imperativo categorico che Kant ritiene essere una scintilla, potremmo dire con un linguaggio così un po' semplice, una scintilla divina all'interno della coscienza umana. E vabbè, quindi con questo abbiamo terminato la critica della ragion pura. Quindi ragazzi, la verifica sarà su Hume e su Kant. Poi dopo le verifiche, se c'è tempo, affronteremo anche la critica della ragione, la critica del giudizio.